Benedetta andremo a parlare di creatività. Come sbloccare la creatività e 10 principi che scatenano appunto questo processo in un'epoca in cui siamo costretti per forza di cose a rimanere su piattaforme digitali. È un argomento a noi molto caro, che anche Stefano un paio di volte ha affrontato in piattaforma, ma che sicuramente è complesso, perché spesso la creatività sembra qualcosa di innato. In realtà ci sono tutta una serie di esercizi, stimoli e modi in cui andare ad implementarla e così via. Ma lascio parlarne a te, lascio a te la parola, lo schermo e il webinar, così da poter argomentare sicuramente meglio di me. Assolutamente sì, intanto vi saluto, buongiorno a tutti, un attimo solo che faccio lo share. Vai. Aspettate un secondo che abbiamo un attimo di difficoltà. Vedo il tuo Chrome attualmente. Sì, un attimo solo perché sono un po'... Le tue mail? No, perché stiamo parlando appunto, intanto parlo un secondo, parlando di noi creativi e comunicatori, abbiamo anche le difficoltà di dover dare assolutamente, consegnare ai nostri clienti prodotti, presentazioni, naming alla velocità della luce, sempre in deadline pazzesche, e dobbiamo anche essere creativi, e questo è un altro problema che va risolto in tempo intero. Soprattutto chiavi in mano, senza indicazioni e facendo quello che piace a loro. E poi il giorno prima, questo è uno dei motivi per cui sono arrivata lenta, perché stiamo consegnando una presentazione ad un cliente che è complessa sul mondo del pharma, e ieri per oggi con la pressione l'hai fatta, ce la fai vedere, perché poi dopo ti viene delegato il lavoro, no? Però vorrebbero loro stessi entrare nel tuo corpo e farla con le tue mani, quindi è veramente abbastanza... Speriamolo, la creatività è un processo, non è qualcosa che ti arriva una mail e subito lampo di genio, è una cosa che magari richiede tempo, richiede analisi, richiede studio, ed è poi anche la ragione per il quale magari per lo studio, per la creazione e realizzazione di un logo, di un brand, di un qualcosa, seppur semplice, poi va a costare tanto, perché se dietro ci sta del ragionamento e tutta una fase di analisi, ovviamente la creatività va anche pagata, e anche il processo di creatività stesso va pagato. Sì, c'è questo discorso, prima di iniziare, che secondo me sarà caro a tutti quelli che fanno il nostro lavoro, l'effetto domino della pressione, nel senso che la pressione viene messa a te, che poi dopo la trasferisci a quelli che lavorano con te, ed è una macchina che spesse volte taglia le gambe alla creatività, perché noi sappiamo benissimo che con un attimo di tranquillità e di respiro, riempiendo i polmoni, si riesce a buttare fuori tantissima energia creativa. Sì, però i momenti ecco perché... più creativi sono quando sto andando a dormire, e per cui la testa inizia a frullare e poi non riesco a dormire, quando vado sotto la doccia, azioni di questo genere che rappresentano un pochettino la tranquillità, il relax, il prendersi un momento. In quel momento, almeno personalmente, sono momenti in cui poi hai il lampo di genio e dici: ah, cavoli, ho la soluzione. Hai detto una cosa perfetta, cioè sotto la doccia, perché non sottovalutiamo gli effetti dell'acqua, che vanno a scaricare le tensioni, gli stress, ad annacquare spesso anche i pensieri negativi che il cliente ti butta addosso e che tu inconsapevolmente mangi anche per osmosi, e tutte le loro paure, tutte le loro ansie, ma nonostante questo tu devi buttare fuori la positività della creazione, quindi... Insomma, questo okay. È. Benedetta, allora, io lascio a te la parola, così ci parli effettivamente di creatività e non solo di doccia. sì, che è importante. e poi vabbè, ti interrompo tra una quarantina di minuti, 40-45 minuti, sì, se sì, ci sì. Sono domande dal pubblico per fare un pochettino di... Sì, no, già lo anticipo, ci sarà un momento di condivisione con il pubblico, per cui ti richiamerò all'opera, magari anche prima dei 40, quindi stai allerta, non abbandonarmi. Sarò qui e ascolterò in sottofondo. Va bene, ok.
Allora, buongiorno a tutti, io mi presento, sono Benedetta Ruggeri, sono la fondatrice di Vbrand, che è un'agenzia di marketing e comunicazione attiva da 7 anni a Milano. Perché sono qui? Fondamentalmente perché non c'è due senza tre, nel senso che in fase di lockdown vi ho parlato di comunicazione di crisi, che è una delle attività di cui noi ci occupiamo, e vi ho fornito dei suggerimenti per aiutare le aziende a uscire dalla crisi. Poi, successivamente, in fase di deconfinamento, ho portato un messaggio più positivo, più di speranza. Infatti, ho iniziato a parlare di creatività e di come sbloccare la creatività, le 10 regole, i 10 principi per scatenare la creatività. Oggi sono qui perché nella cosiddetta fase 3, se così vogliamo definirla, è importante allenarla questa creatività. Vorrei darvi degli esercizi, anche pratici, per aiutarvi ad allenare la creatività nei momenti più bui, nell'ora più buia. Allora, iniziamo con una frase che a me piace molto, non è una citazione, ma è una mia citazione fondamentalmente, vai Benedetta Ruggeri. La creatività è un muscolo da allenare per tenerlo prestante, così come tutti gli altri muscoli che costituiscono il nostro corpo, dai bicipiti, tricipiti, insomma un allenamento assiduo e costante con esercizi mirati è necessario per tenerla viva, tenerla allenata. Quindi quello che voglio fare oggi, prendendo spunto da quello che vi ho presentato nei Tempi Talk, è fare un workout, insomma, una sorta di ora di allenamento, come si fa in palestra, invece noi lo facciamo in questa palestra virtuale che è Rinascita Digitale, che è composta da tante fasi. Allenamento che si rispetti è composto da fasi diverse. Allora c'è una fase iniziale, un warm-up, una sorta di riscaldamento che solitamente dura 10 minuti, poi c'è una parte diciamo più intensa che però è fondamentale perché lavora sul core, cioè va a strutturare ciò che noi vogliamo sviluppare, in questo caso la creatività. Poi ci sarà una piccola challenge che condividerò con voi, è per quello appunto che dicevo a Michele che ci sarà una parte interattiva, cioè vorrei che chi ci ascolta oggi, le persone che ci ascoltano oggi, potessero dare il loro contributo nella chat e dare la loro opinione ed infine una fase di cool down, di raffreddamento, per prepararvi a vivere in modo tranquillo e rilassato questo venerdì 12 giugno. Io sono sicura che dopo i nostri esercizi pratici, quest'ora di workout, avrete degli strumenti in più per far sì che, per instaurare una nuova abitudine, far sì che ogni venerdì della settimana diventi il venerdì della creatività, il venerdì in cui vi caricate di energia e sprigionate la creatività che è necessaria per sviluppare i lavori di comunicazione. Allora, in questa fase di warm-up vorrei fare un breve recap di quanto vi avevo raccontato nei Temp Tips Talk. Io mi ero appunto ispirata ad un libro bellissimo di un comunicatore americano che si chiama Austin Kleon, un libro che si chiama Still Like an Artist. Austin aveva appunto preparato un decalogo di quelle che sono i principi, le regole per scatenare la creatività. Per chi come noi lavora nella comunicazione ed ogni giorno, come dicevo prima a Michele, è chiamato a sviluppare dei contenuti che devono essere attrattivi, basati su idee di impatto, affascinanti, che devono conquistare il cliente, è fondamentale riuscire ad attingere costantemente alla sorgente della creatività. Ma questo non è semplice perché spesso, come dicevo prima, quando si è chiamati a dei ritmi anche frenetici di consegne e di lavori, ci si sente svuotati e privi di quel fuoco sacro, di quella scintilla che poi fa nascere l'energia della creatività e vi fa produrre dei contenuti, dei documenti,
dai più tecnici, come può essere un comunicato stampa, a quelli più creativi, come un logo, un naming, una presentazione. Perché, bada bene, è anche nel contenuto più tecnico, io lo dico sempre, come può essere, vi dicevo, una scheda prodotto o un comunicato stampa, dove sembra che la creatività non ci sia, invece proprio in quei documenti che sono i documenti più freddi, ci vuole tantissima creatività per riuscire a non solo soddisfare le esigenze del cliente, ma a offrire quel quid in più che ti farà raggiungere il mercato. Vi faccio un recap breve delle 10 regole, così siete pronti per entrare nel nostro workout. Come in tutti i workout che si rispetti, c'è il recap delle lezioni precedenti. Che cosa vi ho raccontato nella lezione precedente? Che fondamentalmente la regola numero uno per sbloccare la creatività ed essere creativi è steal like an artist, e cioè ruba come un artista. Fondamentalmente non c'è nulla di veramente originale, non dico che tutto è copiato, però personaggi come Picasso dicevano che art is theft, e il nostro T.S. Eliot, che certo non era l'ultimo degli scribacchini, diceva che i poeti immaturi sono quelli che imitano, mentre invece i poeti maturi sono quelli che sono capaci di rubare, che non significa fare copia e incolla, ma significa prendere ispirazione e creare una combinazione nuova nata da spunti che altri hanno dato. Del resto noi stessi siamo esseri umani, siamo il mashup del DNA di altre due creature che ci hanno messo al mondo fondamentalmente, quindi niente di più creativo. Tra le altre regole che vi ricordo, appunto, ce n'è un'altra che è importantissima, che è la numero 2, la quale dice che non bisogna aspettare di avere la rivelazione per creare, ma bisogna iniziare a lavorare. L'importante è get started. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna iniziare a fare, ed è nel produrre che spesso l'intuizione si sviluppa e l'idea creativa salta fuori all'improvviso. Io dico sempre, è nel fare che la magia happens, cioè la magia si verifica ed entra nel nostro mondo. La regola numero 3, io le sto leggendo e ve le faccio vedere, non so se le vedete bene, è che non si è mai troppo in ritardo per scrivere il libro che si avrebbe sempre voluto leggere, nel senso che è importante circondarsi di oggetti, persone creative e di produrre contenuti creativi che possono essere scrivere una canzone, scrivere delle frasi che ci piacciono, dedicarsi a provare uno strumento musicale, insomma, dare vita e sfogo alla propria creatività. La regola numero 4 è usare le proprie mani, nel senso che il lavoro intellettuale è importante che sia accompagnato da uno sfogo pratico, da uno sfogo manuale, perché è proprio, dicevo, nel fare che il genio creativo sale, tra virgolette genio, la creatività sale a galla. Ci si può dedicare ad un hobby pratico come il giardinaggio, ma addirittura vi dico, e l'ho provato sulla mia pelle, potete fare anche le pulizie, perché è proprio nel fare banale che si mettono in moto anche chimicamente degli elementi diversi che ci portano ad uscire dalla situazione standard e quotidiana, e fanno saltare fuori quell'idea geniale che ci fa risolvere anche un problema, ci fanno cioè guardare una situazione da un punto di vista diverso. La regola numero 5 è rappresentata da
dedicarsi agli hobby, ai progetti laterali che sono importanti. È un po' collegato allo use your hands. Side projects and hobbies are important perché proprio nel fare qualcosa che ci piace veramente, come dipingere un quadro, piuttosto che, non lo so, c'è anche gente che fa maglia, piuttosto che fare una torta, che ancora una volta si mette in moto quel processo che tanti studiosi hanno preso in esame, che è il processo creativo, un processo che nel corso degli anni ha suscitato l'interesse davvero di tanti scienziati, studiosi, ricercatori, perché in questa perché c'è un'aura di mistero che molti non attribuiscono alla scientificità e alla metodologia. Noi invece siamo convinti che non è necessario essere un genio per essere creativo, ma è necessario invece mettere in atto una serie di best practice, di buoni comportamenti, per far sì che si crei dentro di noi lo spazio per dare vita a quell'energia che porta alle idee nuove. La sesta regola, e siamo quasi arrivati alla fine del recap delle puntate precedenti, è fare un buon lavoro e condividerlo con l'altro, con gli altri. Do good work and share with the people. La condivisione è fondamentale, rientra nel concetto inglese del give back, nel senso che avere un'idea, produrre un contenuto creativo è fondamentalmente un dono, e condividerlo con gli altri fa sì che si crei quella generosità di base che porta allo sviluppo della positività che è sempre alla base delle più grandi creazioni. La settima regola, che mi piace molto, è riguardante la geografia. Geografia is no longer our master, nel senso che non è importante fare dei viaggi, fare il viaggio del mondo, intorno al mondo, per avere un'idea creativa. Certo, se una persona ha la possibilità di farlo, di viaggiare in continuazione, di essere sottoposto a stimoli di un certo tipo, questo ben venga. Ma io vorrei citare un personaggio che certo io definisco un grande, che è Franz Kafka, autore della Verwandlung, della trasformazione, della metamorfosi. Lui è nato un secolo prima di internet e scriveva che non è necessario lasciare la propria casa per avere delle idee creative. Ciò che è importante è sedere alla propria scrivania ed ascoltare. Ascoltare il silenzio, che diciamo che io ritengo essere la musica migliore per la nostra anima. Non ascoltare ed aspettare. Aspettare stando da soli. Ed è qui che la grandezza del mondo si apre al creativo e lo aiuta appunto a dar vita a qualcosa di unico e di irripetibile. L'ottava regola è be nice. Essere gentili, perché appunto il mondo è una piccola città, nel senso che specialmente oggi che viviamo in un'epoca digitale, non vorrei essere banale perché tutti usiamo i social, tutti usiamo internet, che esiste ormai diciamo da davvero tanto tempo, però le informazioni girano velocemente ed è meglio farsi amici piuttosto che nemici, perché questo concetto si ricollega a quello che dicevo prima, al punto 6, che la generosità, la positività crea valore, crea creatività e crea successo. Molto bello vedere come queste regole siano davvero collegate le une alle altre. È come se una regola portasse quasi ad effetto domino a quella dopo. Siamo alla regola 9, be boring. Per essere creativi è necessario essere noiosi. Sembra quasi un controsenso, un paradosso, ma non lo è. Perché, come dicevo prima, uno degli elementi chiave per sviluppare la propria creatività è farsi un programma chiaro. Come dico io, sminuzzare l'elefante in tanti piccoli pezzi, nel senso che è necessario avere un schedule molto molto chiaro, molto molto definito, in modo tale che ci sia
tempo per prendersi cura di se stessi e soprattutto prendersi cura della propria creatività, perché come vedremo nelle successive parti di questo workout, è fondamentale allenare la creatività e una condizio sine qua non per allenare la creatività è avere tempo. Tempo per organizzarsi, per ritagliarsi i propri spazi. Lo dico anche a me, che sono una workaholic e faccio tantissima fatica per ritagliarmi degli spazi per la mia persona, ma quando li trovo, ed è proprio in quei ritagli di tempo che mi appaiono proprio... mi appaiono davanti, come su una lavagna bianca, mi appare la scritta della soluzione e molto spesso lì ho trovato delle soluzioni che ho messo in pratica nella mia vita lavorativa ed è lì che mi rendo conto di quanto sia importante non dimenticarsi di se stessi e ritagliarsi degli spazi. Arrivo alla decima regola, che è l'ultima, creativity in subtraction. La creatività mi piace tantissimo, è sottrazione. Mi piace questa regola non solo perché sono un amante dello stile minimale, ma perché perché è fondamentale, less is more, è nel togliere spesso che si definisce in modo chiaro e inequivocabile la nostra idea. Lo dico spesso anche alle persone che lavorano con me quando facciamo le presentazioni. Togliete, togliete e ancora togliete, perché in questo, diciamo, spazio quasi bianco che i concetti, le idee si prendono forma e diventano ancora più chiare per il lettore ed arrivano alla nostra audience, al nostro pubblico. Vi ho quindi presentato le 10 regole per scatenare la creatività. Il libro è Still Like an Artist di Austin Kleon, lo trovate anche nella bibliografia. Questa era la prima parte del nostro warm-up. Queste 10 regole ci hanno fatto riflettere sulla creatività e ci hanno fatto capire che la creatività fondamentalmente non è propria del genio assoluto, che certo, chiaro, c'è, ma è una capacità che tutti possiedono e si potenzia con la pratica. Certo, ci sono stati degli studi sulla creatività e molti studiosi, in particolar modo americani, all'inizio degli anni 70, hanno messo in evidenza come ci sia un legame tra creatività e il quoziente di intelligenza. Parlo di Paul Torrance, il quale ha sviluppato dei test di misurazione, sto leggendo perché è un dato che ho trovato poco fa, mi piace molto, dei test di misurazione del quoziente di intelligenza e del talento creativo. Lui ha messo in evidenza che il nesso tra i due non è così banale. Sembra che le persone creative abbiano un tantino di quoziente di intelligenza in più, ma poco più. Diciamo che è nella media, perché oltre ad un certo livello e a seconda della disciplina, addirittura il quoziente di intelligenza non aiuta a scatenare la creatività. È necessario, ma non è sufficiente. Ciò che sembra, diciamo, colpire in questi studi è che uno degli elementi chiave per scatenare la creatività non è soltanto legato all'intelligenza, ma è legato alla personalità. Ecco che quindi il nostro workout calza proprio a pennello, nel senso che se è legato alla personalità, se è legato a doti che noi già abbiamo, ecco che è fondamentale la pratica per sviluppare questa risorsa che è necessaria per affrontare qualsiasi situazione, non solo lavorativa, ma anche personale. Quanti di noi si sono trovati ad affrontare momenti complessi nella propria vita, momenti che sembravano bui, e anche lì uno dei momenti più complessi che abbiamo affrontato è proprio questo, questa cattività forzata di mesi nelle proprie case col Covid, specialmente per chi l'ha vissuta da sola. Ecco, forse in questi casi il più grande amico è stata la creatività, perché ci ha permesso di vedere questa situazione da un punto di vista completamente diverso e anzi a usarla davvero come un'opportunità, come dicono manuali di comunicazione di crisi. Non sono chiacchiere queste, sono proprio cose concrete, cioè usare questo tempo per sviluppare delle competenze. Ed ecco che anche il format della rinascita digitale è servito proprio a questo.
La creatività quindi è legata ad un pensiero che non è prettamente logico verticale, ma laterale, come noi lo chiamiamo. Alcune scoperte, infatti, sono proprio nate dall'esercizio del pensiero laterale. Faccio un breve recap per ricordare delle differenze che tutti noi conosciamo, ma forse fare questa specifica è ancora più utile in questa ora di workout. Allora, il pensiero verticale è proprio un pensiero verticale che va da A a B e quindi segue un percorso logico lineare, porta soluzioni chiare, univoche, ma che però spesso sono standard, ripetute. Pensiero laterale, invece, è proprio classico del creativo, segue percorsi inesplorati, sembra quasi saltare da un punto all'altro senza un'apparente logica. Gli altri spesso tendono a guardarti anche in modo poco, quasi stupiti, perché non capiscono quello che tu gli vuoi dire, ma in realtà ciò che ti muove è il pensiero laterale, nel senso che dentro di te c'è un'idea che porta un'altra, che collega un'altra, ti fa già vedere l'altra ancora. Quindi porta molteplici soluzioni originali, mai banali, soluzioni che spesso fanno la differenza perché risolvono la situazione, la criticità, il problema che il cliente ti chiede di affrontare. Essere creativo quindi è un aspetto fondamentale delle vite personali, professionali di tutti noi. Oggi poi, in cui c'è il boom della content creation in fase di esplosione di influencer, contro influencer, creativi, content manager, digital manager, ecco, persone come noi sono chiamate, hanno quasi un dovere etico di essere creativi. Essere creativi spesso è più facile a dirsi che a farsi, perché certo, come diceva Michele, sotto la doccia si può essere travolti da un'idea creativa, ma poi essere completamente svuotati nel corso di una settimana di non riuscire ad arrivare a quagliare, come diciamo noi, tra virgolette. Ecco, siamo giunti, dopo questa introduzione di riscaldamento, al cuore del workout. L'immagine che vedete non è un caso, perché chi studia creatività, studia tecniche per stimolare la creatività, sa che il contatto con la natura, come diceva Rousseau, è fondamentale per tornare, diciamo, a parlare con il fanciullino che abbiamo dentro di noi. Per tornare a parlare con la parte, diciamo, più fresca, più giovane, meno contaminate dalle influenze dell'ambiente circostante. Ecco, parliamo appunto di alcuni esercizi che potete fare quando volete e che vi consiglio appunto di tenere in questa, perché ci sono in questa presentazione, che vi permettono di allenare la vostra creatività. Vedete questa immagine? È l'immagine a sfondo chiaro, c'è un bicchiere che contiene dell'aranciata con dei blocchi di ghiaccio. Questo è l'indovinello dell'aranciata avvelenata. Io ve lo racconto e mi piacerebbe vedere se qualcuno di voi nella chat dà qualche risposta, qualche soluzione. E per questo esercizio chiamo in causa Michele, se c'è e se mi ascolta. Allora, l'indovinello dell'aranciata avvelenata racconta che ad un ricevimento gli invitati bevono un'aranciata avvelenata contenuta in una brocca, quella che avete visto prima. Tutti muoiono tranne uno, un uomo. Come mai? Iniziate a far girare le vostre rotelline. L'uomo è immune al veleno? No, vi do degli aiutini. L'aranciata è sempre la stessa? Sì. Il veleno è già nella bibita quando l'uomo la beve? Sì. L'uomo con sé un antidoto? Non è importante. L'uomo beve tanta aranciata quanto ne bevono gli altri? Sì. Il veleno è sciolto quando l'uomo beve l'aranciata? No. L'uomo beve per primo? Sì. C'è una pasticca di veleno non ancora sciolta in fondo alla brocca? No.
Siete curiosi di sapere la soluzione? C'è qualcuno che ci ascolta che l'ha data, Michele? Non vedo arrivare nulla nella chat, ma invito il pubblico a sforzare le meningi e provare a lanciare una risposta. Alessandro scrive: tutti gli altri che bevono sono donne. Grazie. Magari l'uomo di per sé è immune, le donne no. Antonella dice: forse è lui che ha messo il veleno. Natalia dice: non gli è rimasto niente. Non... Lui è quello però che lui deve... è il primo a berlo, Esatto. Per cui è quello che si può buffare di più e ne beve la stessa quantità rispetto agli altri. Roberta dice: il veleno nel cubetto di ghiaccio e lui non lo mette. Andrea scrive il ghiaccio. Simona scrive: beve prima che si sciolga. Vincenzo scrive: gli altri lo salvano. Allora c'è il nostro creativo della situazione, perché la soluzione è che il veleno nel ghiaccio, quindi l'uomo che beve per primo, che per primo beve l'aranciata, non si avvelena perché il ghiaccio non si è ancora sciolto. Grandissimo, chi è che l'ha detto? La risposta proprio precisa come l'hai data tu, l'ha data Susanna e l'ha data qualche secondo prima che la dessi tu. Bravissimo. Invece, diciamo, il primo ad aver lanciato la palla relativa al ghiaccio è stata Roberta, credo. Credo di sì. Bene, quindi già tra i nostri partecipanti, che mi pare siano circa una novantina, abbiamo quasi una persona che ha indovinato perfettamente, due che ci sono andati vicini. Ok, quindi abbiamo già dei soggetti che sono ben allenati. O Chiedono di comunque. rivedere al volo l'indovinello, se puoi metterlo a schermo, credo per fare una foto. Quale? Vogliono tutte e due? Indovinello, al Questo. volo. Sì. Se Carla fai una foto al volo, almeno poi andiamo oltre. Se vuoi cambiare, poi va bene, se mandiamo comunque queste slide per Sì, poi. comunque poi le slide saranno disponibili. Il secondo esercizio è uno spunto per voi. Non vi chiedo di farlo qui perché temo che ci vorrebbe forse tanto tempo, però mi piacerebbe che lo teneste come un elemento in più quando avete tempo per coltivare la vostra creatività. Prende spunto dal libro di Gianni Rodari, che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda la nostra letteratura italiana, ed il libro si intitola La grammatica della fantasia. Ed il gioco è il binomio fantastico, è un gioco suggerito da Gianni Rodari nella grammatica della fantasia. Serve a mettere in moto parole e immagini nella mente. Io vi invito anche a prendere il libro se avete tempo. Poi comunque alla fine della presentazione c'è anche una bibliografia molto interessante di tanti titoli che ho selezionato e che vi invito a leggere perché vi possono dare una mano a sviluppare e allenare la vostra creatività. L'esercizio è ispirato alle tecniche creative dei surrealisti francesi e si mette in pratica così. Prendete due parole a caso che non hanno apparentemente nulla in comune, mescolatele, così da creare il titolo di un racconto di fantasia e poi scrivetene la storia. La prima parola, anzi, possiamo fare così, non vi dico di scrivere qua il racconto perché non c'è tempo, però invece il titolo del racconto che potrete scrivere nel fine settimana o quel giorno che avete voglia, non avete veramente niente da fare, volete stare nel vostro mondo, potete dircelo, scrivercelo. Allora, la prima parola del racconto ve la suggeriamo noi, che è noi di Vbrand, mongolfiera. Per trovare la seconda, potete aprire il dizionario o un qualunque libro che avete sotto mano, lo aprite a caso, puntate il dito, trovate la parola, la unite. E Io la direi che possiamo fare un scegliete. gioco. Sì. Possiamo dare mongolfiera e rinascita come due keyword
E poi se realmente qualcuno lo fa, noi aspettiamo che ce le inviate e lo andremo a pubblicare all'interno della sezione Storie di Rinascita sul sito. Così almeno facciamo una call to action effettiva, se avete voglia, la nostra mail ce l'avete perché tanto vi arrivate, cioè vi ricevete le newsletter tutte le mattine, per cui scrivete quella mail lì e inviate questo racconto se avete voglia. Sì, se già avete un titolino che vi è venuto così proprio sulla punta delle mani e vi è venuto in mente, volete dircelo nella Q&A, nella chat? Non abbiamo nessun... Donatella dice la mongolfiera della rinascita. ok. Alessandro dice: io lo faccio sempre con tutte le persone che incontro, mi faccio regalare una parola e una la dono, e poi invito a fare una frase a quella, e quella è la frase del giorno. Bello. Donatella scrive: rinascere mongolfiera, un po' kafkiano. E che ci sta, visto che l'abbiamo citato prima. Anche Valentina scrive rinascere Valentina scrive rinascere in mongolfiera. Erika scrive una bella rinascita in mongolfiera e Nadia scrive ridestiniamoci. Questa è molto bella, secondo me, perché mette insieme il concetto di destinazione nella mongolfiera e di rinascita della parola rinascita, per cui è Sì. carina. Sì, poi immaginati la copertina del libro con tutte queste mongolfiere che salgono. Assolutamente sì. Vai. Ok, vado avanti. E siamo alla challenge. Allora, la challenge è come in ogni workout che si rispetti, non so se in questo periodo di quarantena vi siete allenati online, io l'ho fatto in quasi tutte le lezioni online di esercizi fisici, propongono quei minuti di challenge in cui devi fare una prestazione straordinaria in pochissimi minuti e poi queste vengono messe a confronto. Allora, la challenge riguarda... Un topic che più o meno tutti noi della comunicazione abbiamo sentito citare, che è think out of the box, e quindi think outside the box, cioè usciamo dagli schemi, pensiamo e ragioniamo al di fuori delle solite, dei soliti cliché, delle regole standard, di come la gente è solita vedere le cose. Guardiamole da un punto di vista diverso. Ecco un'immagine. Noi vi sfidiamo a trasformare questi oggetti in qualcosa di diverso. Ecco, io vi do dei suggerimenti, nel senso che l'ho fatto anch'io, perché ho detto da trainer, come mi propongo in questa ora, devo essere la prima che si mette alla prova. Allora, la forchetta. Noi sappiamo che è utilizzata per mangiare. Poi dopo vi daremo degli spunti, ovviamente, perché abbiamo preparato delle slide con delle immagini di usi alternativi di questi oggetti. Ma per quali altri usi può essere utilizzata? Io mi sono fatta la punta al cervello ieri sera e ho preso due forchette, non so se vedete, io le ho unite. Ok? E ho fatto come una sorta di sostegno per gli appunti importanti, piuttosto che cartoline che mi piacciono, una cosa di questo tipo, no? E unendola ho appunto creato questo sostegno. Adesso cerco di farvelo vedere se ci sta. Vedete? Non so se l'avete visto. Quanto riguarda la lampadina, io vi invito a far partire il vostro cervello e a pensare come potrebbe essere utilizzata in modo diverso. E la stessa cosa anche per la tazza. Io vi faccio vedere quello che faccio tutti i giorni a casa, nel senso che ho una tazza che contiene appunto tutte le penne. Ce l'ho sulla scrivania del mio ufficio, lo sanno quelli che lavorano con me, ho tazze di tutti i tipi con una quantità di penne e di pennarelli. E per quanto riguarda la lampadina, in tempi non sospetti, ancora prima di fare questo speech, io mi ero proprio
mi ero inventata il vaso lampadina, che vi faccio vedere. Questo è veramente un... nasce dall'idea di utilizzare una lampadina rotta al contrario e di inserirci, diciamo, usarli in modo decorativo. Allora vi faccio vedere appunto questi usi alternativi. Ad esempio qui abbiamo una forchetta che viene utilizzata per realizzare un fiocco, diciamo, in modo perfetto. Poi abbiamo la lampadina, che qui viene utilizzata proprio come avevo fatto io in tempi non sospetti, per diventare una sorta di portavaso, mentre invece per le tazze davvero gli usi sono tantissimi. Si possono realizzare dei sostegni, delle sorte di candelabri, addirittura... ieri, in un delirio di ricerca, ho trovato che esistono delle tazze rotte che vengono sistemate in modo da diventare decorative come mangiatoie per semini, per gli uccellini nel giardino. Ora io vi chiedo se vi è venuto in mente qualche uso alternativo di questi oggetti, ce lo scrivete, ce lo fate sapere? Michele, tu ci sei? Non c'è? Sì, ci sono. E un altro utente segnalava sempre l'utilizzo della lampadina come vaso, come avevi fatto tu. Natalia scrive: la forchetta può essere usata per fare i boccoli sui capelli. La tazza come portagomitolo per amanti dell'uncinetto. Bellissima! O se no la lampadina come decoro per l'albero di Natale, la forchetta come sostegno per i bacchettini giapponesi a tavola. Ah, bello, quindi tutte le culture alimentari. Dall'essere utilizzata per mangiare ad essere come sostegno per le bacchette. La lampadina come ciondolo, la tazza come vasetto per seminare una pianta aromatica. Forchetta come gancio portachiavi, lampada colorata e tagliata portagraffette, tazza come lampadario. Bellissima la tazza come lampadario, e avevo visto anche tempo fa una lampadina come portaspezie anche. La lampadina la segnalano come faccia per pupazzi. Faccia? Sì. Un altro. Faccia. Per cui come, cioè come testa, come... Ah, proprio... Ah, è vero, perché... È vero, la giri al contrario fa... Angelo, se no, suggerisce la forchetta come catapulta. Effettivamente è un utilizzo che fin da bambini abbiamo sempre fatto, per cui ritorno in auge. Esatto. Ok, possiamo dire concluso questo esercizio. Se vi viene in mente qualche cosa durante lo speech e volete scriverlo, ditecelo, perché fa piacere e aumenta la leggerezza che vuole avere questa presentazione. Passiamo all'esercizio numero 2, che è più che think out of the box, qui è un esercizio di astrazione. Il creativo è per eccellenza dotato di capacità di astrazione e di invenzione, cioè guardando una persona si immagina che cosa faccia, chi sia, non lo so, a molti è capitato, a me anche quando ero più piccola, di magari entrare in un posto dove si va a cena, si vedono delle persone e ci si immagina chi siano, cosa facciano, che vita abbiano. È proprio un gioco per allenare la fantasia. Ora, guardate questi due ragazzi, seduti con delle valigie, è una foto semplicissima. E noi vi chiediamo, facciamo delle domande. Chi sono secondo voi? Come si chiamano? Che lavoro fanno? E dove si trovano? Cosa stanno facendo e perché sono lì? Insomma, immaginate la loro storia. Se riuscite a dirci due cosine così al volo che vi vengono mentre stiamo parlando,
diteci chi sono, perché davvero ogni dettaglio di una persona ci dà un indizio per creare la sua storia. E noi che facciamo comunicazione, che di storytelling, termine quanto mai abusato oggi, anche quanti corsi ci sono stati in questo percorso di rinascita digitale sullo storytelling, però forse davvero per inventare il fil rouge di una storia, il primo punto di partenza riguarda i nostri sensi principali, cioè il guardare, l'osservazione e l'ascolto. In questo caso noi non possiamo sentire la loro voce perché è un'immagine, però già solo guardandoli con attenzione avete la possibilità di sfidare la vostra creatività. Ecco la challenge, è di inventare il mondo di questi due che si possono chiamare come volete. C'è qualcuno che mentre io parlo ha avuto l'illuminazione? Non stanno dando risposte, ma probabilmente le stanno scrivendo, per cui... Non so, sono Carl e Tom. Per me sono due ragazzi in viaggio in Europa che stanno decidendo la prossima destinazione. Nonostante, cioè loro pensano di poter andare, ma dovranno superare tanti ostacoli a livello salute prima. Elena, vabbè, al di là della situazione attuale, Elena scrive: Miguel e Giovanni si trovano a Madrid e si stanno salutando perché è terminato l'Erasmus. Bella, perché sono anche un po' mediterranei come incarnato e... Carla scrive: sono Tom e Jerry virtuali che stanno aspettando. Non so cosa intenda. Antonella scrive: sono due amici che stanno organizzando dove andare in vacanza. Carla invece: l'ennesimo ritardo del treno, il ritardo in Sicilia. No, a Sicilias. Intanto si bevono una birretta. Esatto. Katia invece scrive: caccia al tesoro, tour per l'Europa. Arnaldo invece scrive: una coppia al primo viaggio insieme, al termine della prima giornata bevono una birra e scelgono sulla mappa la prossima destinazione. Mi piace molto comunque il fatto che si chiamino Tom e Jerry, perché sono tipo compagni dell'Allegra Brigata che si preparano per la prossima avventura virtuale. Il prossimo colpo. Il prossimo webinar. Sì. Stanno guardando il programma di rinascita digitale, l'hanno stampato apposta e... Donatella scrive: Giovanni e Filippo sono appena arrivati a Urbino in viaggio di nozze, stanno per andare a trovare dei loro amici portando loro un regalo. Maria invece scrive: Fabio e Manuel, Erasmus, al primo hanno rubato il telefono, al secondo gli staranno una mano per recuperare la strada per l'ostello. La birra è un piccolo regalo per sdrammatizzare il momento. Angelo, è proprio questo, è creativissimo. Super creativi. Angelo invece scrive: sono due fratelli, Caio e Sempronio, appena sfrattati, che guardano gli annunci immobiliari. Benedetta, mi sa che ti ho perso. Abbiamo perso Benedetta. Benedetta è andata anche lei in viaggio. Valentina nel frattempo comunque scrive: due sconosciuti, uno spagnolo e uno italiano, che si trovano per caso davanti ad una cartina geografica e cercano di orientarsi insieme verso una nuova tappa senza sapere bene dove li porterà la fatalità di questo incontro fortuito. Roberta invece scrive: due inglesi bloccati dal lockdown che decidono di rimanere in Italia. Vabbè, è una bella scelta, è sicuramente un bel luogo dove rimanere bloccati, mi permetto di dire. Nadia invece scrive: si sono incontrati per caso davanti ad una birra, Joe ha appena traslocato e gli è appena arrivato in città, Jill è appena arrivato in città e la storia prosegue. Katia suggerisce che stanno cercando Benedetta, un suggerimento sicuramente creativo e rappresentativo del momento. Vediamo se sulla mappa riescono a ritrovarla o meno, sperando che Benedetta non sia scomparsa del tutto. Mi segnalano intanto dalla regia che sta provando a ricollegarsi, per cui un secondo di attesa. Intanto fate scatenare la vostra creatività.
se ne avete piacere. Sicuramente questi sono esercizi divertenti dentro il quale è carino districarsi, appunto per andare a stimolare un pochettino questo processo che spesso sottovalutiamo e non alleniamo abbastanza. Siamo rimasti fermi alla slide del cool down e Benedetta ha preso un po' troppo alla lettera questo suggerimento del rilassarci e del stare tranquilli, fermi. Vediamo se riesce a ricollegarsi. Benedetta, ci sei? Non c'è. Davide, nel frattempo, visto che sei già collegato, non so se ci senti, non so se hai sentito l'ultima parte. Davide è il nostro prossimo speaker, non so se hai sentito l'ultima parte dello speech, se vuoi dare anche tu un tuo contributo. Purtroppo mi sono appena collegato, quindi non, ho sentito che commentavi chi scriveva in chat, ma non ho capito qual era l'argomento. Lo speech è relativo alla creatività e come andare a stimolare il processo creativo, e per cui Benedetta stava dando una serie di esercizi con i quali appunto stimolare questo processo. E l'esercizio che stavamo facendo era messo a video. L'immagine di due ragazzi seduti in terra con una birra in mano e una cartina in mano con degli zainetti, e ha chiesto appunto al pubblico di immaginarsi una storia dietro a questi stessi personaggi, per cui dare dei nomi, dare un contesto, dare un perché questi due ragazzi si trovino in quel luogo, in quel momento. Non so se tu vuoi. Interessante. Scusatemi, posso. È caduta. Vai, vai, riconnetti pure. Io intanto ho chiesto l'aiuto a Davide, che è il nostro prossimo speaker, che avevo già visto connesso, per cui. Sì, allora Davide, sono le 11 e mi mancano 5 minuti e sono perfettamente in timing. Sì, anzi, sì. Partecipa anche tu in questa fase finale. Grazie. Allora, ricondivido, scusatemi, ma ovviamente era andato tutto troppo bene, quindi ci voleva un coup de théâtre. Che del resto fa parte della creatività, no? Assolutamente sì, bisogna anche sapersi districare proprio in questi momenti in cui. Ma per noi che facciamo anche 20, ne abbiamo visti tutti i colori. Cool down, siamo alla fine. Allora, vi voglio lasciare finire questa ora di workout con il rilassamento, cioè la parte finale in cui ci prepariamo ad essere rilasciati, rilassati, lasciare andare e a vivere il nostro venerdì tranquilli. C'è un elemento che è strettamente legato alla creatività che spesso non si prende in considerazione, e cioè la musica. La musica ha un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo. Addirittura Darwin diceva che la musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani. Certo, la vita senza musica sarebbe molto triste e poco interessante. Io sono una delle prime che lo sostiene. Ci accompagna fino dalle caverne. Certo, ognuno ha i propri gusti, ci sono persone che l'amano di più, altri che l'amano di meno, ma trovare proprio persone che odino la musica e non abbiano un minimo di piacere a sentire ogni tanto un motivo è davvero, davvero molto raro. Siamo convinti che la musica porti dei benefici all'uomo dal punto di vista della creatività. Da un lato può aiutare alla concentrazione, nel senso che spesso l'uso di musica classica piuttosto che molto chill out può rilassare, concentrare. Altri invece amano proprio avere un sottofondo che li accompagni nella ripetitività dei gesti. Sicuramente la musica influisce sull'umore, influisce sulle emozioni e ha un effetto sul cervello, tanto che alcuni studiosi hanno verificato che ascoltare una musica triste non è negativo, ma anzi è terapeutico. E questo lo dicevano appunto dei studiosi americani che sono Ferguson e Sheldon. Loro hanno appunto verificato che l'ascolto di una musica un motivetto triste è terapeutico perché fa rivivere le persone, rielaborare la loro tristezza,
la loro, il loro momento buio e gli permette appunto di trasformarlo e viverlo in qualcosa di diverso. Per quanto riguarda la creatività, volevo farvi una riflessione molto carina. Nei primi anni 90 si è parlato del cosiddetto effetto Mozart, che ha veramente spopolato, nel senso che tutti gli studiosi, in particolar modo Gordon Shaw e Francis Rauscher, dicevano che ascoltare i pezzi di Mozart era fondamentale per scatenare la creatività. Addirittura loro avevano verificato che c'era un aumento del quoziente di intelligenza spaziale. Ma che cos'è questo quoziente? È quello che permette di percepire le forme nello spazio ed è uno dei punti di forza dei pittori e degli artisti visivi. Ecco, noi non parliamo oggi di effetto Mozart, ma ci siamo permessi la libertà, diciamo, di parlare di un nuovo effetto. Noi siamo convinti che Lady Gaga, e non ridete, abbia alcuni pezzi di Lady Gaga abbiano lo stesso effetto di stimolazione della creatività di Mozart. E noi ci siamo scaricati la traccia iniziale dell'ultimo album Cromatica, che è totalmente audio e che sono pochi minuti, che secondo noi sono un vero toccasana per la creatività. Se c'è tempo ve la faccio anche sentire, era per noi un invito, per un modo per aiutarvi a continuare ad allenare la creatività, perché secondo noi è davvero l'unico modo per aiutarvi a superare anche i momenti più bui. Se volete ve la faccio sentire, dimmi tu Michele, o se abbiamo paura che faccia qualche danno, non faccio sentire niente. Noi l'abbiamo scaricata, vediamo se va. Ci potrebbero essere questioni di copyright, per cui ti ah, ok, allora chiudo. Ti invito a mettere all'interno della chat in modo tale da non rischiare che il video su YouTube poi, questo webinar venga bloccato. Però se vuoi linkarla nella chat, invitiamo poi il pubblico ad ascoltare. Aspetta che mi è partito il... Adesso devo... Aiuto. Niente, mi è partito. Se riesci, vabbè, a linkarla adesso, quando andiamo al termine dello speech all'interno della chat, poi dopo andiamo a... invitiamo poi il pubblico ad ascoltarla direttamente dal link che invierai. Ci chiedono se puoi fare vedere al volo la bibliografia. Io vi saluto, il mio speech è terminato. Niente, ti chiedevano se potevi far rivedere al volo la bibliografia. Ok. Un po' incasinata. Non ti preoccupare. Scusatemi. Non ti preoccupare, sono i momenti in cui la tecnologia non collabora troppo e per cui... Sì, poi oggi siamo arrivati... tirati. Il falò delle novità, la creatività al tempo dei cellulari intelligenti, Bartezzaghi, l'arte di passare all'azione, l'intelligenza emotiva di Daniel Goleman, creatività al crimine perfetto, istruzioni per rendersi infelici di Vaclavic, Still Like an Artist, il nostro amato Austin Kleon, fuori classe, storia naturale del successo. Mi segnalano, non si vede la condivisione dello schermo in questo momento, l'hai disattivata, se vuoi condividerlo al volo in modo tale che possano fare una foto. Uno screenshot. Non riesco. Comunque nel frattempo ti dice Benedetta, grazie, interessante, stimolante, ottimo per un venerdì, buon weekend, per cui... Fantastico. Vedete? Se gli utenti... Sì, adesso la vediamo, se gli utenti vogliono fare una foto o uno screenshot al volo, così da poterseli salvare.
Noi appunto attorno alla tematica dei libri, l'idea per andare ad alimentare un pochettino anche quello che è il nostro canale Instagram è quella di creare delle stories settimanalmente in cui andiamo a raccogliere un pochettino dei libri suggeriti e a fare una rassegna settimanale di tutti quelli che sono secondo noi gli spunti più interessanti e sul quale vale la pena dare una lettura. Per cui ti ringrazio io moltissimo, Benedetta, per il tuo contributo di oggi e per aver parlato di questa tematica così complessa in modo però così semplice. Sì, voleva essere proprio leggero. Credo che sei arrivata giusta, cioè precisa dove volevi arrivare come punti da trattare, che è buono. Benedetta, ti ringrazio. Grazie a tutti. Buona giornata. Ciao. Ciao, ciao.